C'è una storiellina bellissima. Voi sapete che alla fine della seconda guerra mondiale Keynes e Hitler muoiono a distanza, mi sembra, di qualche settimana. La storiellina vuole che entrambe le anime salgano. Il primo che sale è Keynes. Keynes viene raggiunto, viene ricevuto dal grande custode del paradiso, gli domanda: lei chi è e cosa vuole da noi? E lui dice: io sono Keynes e ho salvato il capitalismo. Interessante, poi mi spiega cosa vuol dire, lo mette in una saletta d'attesa. Intanto arriva su Hitler: io sono Hitler e ho salvato l'occupazione. In che senso? L'ho mandati tutti al fronte e a faminare cannoni. È vero, se voi ci pensate, la fine della depressione incomincia. In Germania c'erano 14 milioni di disoccupati. Questo lo dice la storia. 6 milioni a fabbricare cannoni, 6 milioni al fronte. È una battuta molto triste, però fa capire che cosa vuol dire la guerra verso l'economia ogni tanto.